appunto 30 è l'arrivo. Gabriele Carraroli, cioè, è stata l'iscrizione dell'ultimo momento, un po' ha ceduto le armi Francesco Di Poti. Gabriele Carraroli che va a prendere per un tempo, riesce a riscrivere il successo dell'anno scorso, Francesco Di Poti. Allora, numero uno Carraroli, Francesco, hai dato filo da torcere, però Gabriele non so se lo conoscevi, ma tu sei veramente d'eccellenza. Ti lascio respirare. Gabriele, quando vuoi. Ho partecipato domenica scorsa a Penafro, grandissima gara per me. Quinto assoluto dietro a un'elite. Certamente sì. No, visto che gli ultimi 150 metri le gambe non c'erano più. Cercate di resistere, ma è giovanotto. Lo voglio affiancare, però Gabriele è giunto secondo quest'anno alla maratonia tre comuni. Diego Papoccia, aspetta perché vado oltre e poi andrò a prendere successivamente. Gabriele, vi lascio recuperare, ci vediamo tra un istante. Quindi gara che anche nei tempi, adesso Roberto Torisco, riusciremo anche a saperne di più. Quindi ottima la gara anche di Gennaro Betti, quindi rispettavo di Antonello e di Cicco, benissimo, davvero un parterre come primi della classe di assoluto valore tecnico. La foto ricordo, diciamo che lì ci sono varie generazioni: Diego Papoccia, Francesco Di Poti, Gennaro Betti, Antonello Di Cicco e Gabriele Carraroli per questa prima parte di gara, con l'applauso a Leonardo Ferraro della Runners, Road Runners Maddaloni. Lui è della 7 km e mezzo, però applaudiamo e accogliamolo, complimenti. Magari si inizia così, il sapore di giungere con i primi della classe. Giovanni Contenta, titolare della nazionale di pentathlon militare. Giovanni Contenta, percorso che a quanto pare ha fatto selezione naturale, ecco, in maniera regolare. Vi esorto a non a seguire queste indicazioni, il percorso libero per vedere l'arrivo degli atleti. Lui è Giuseppe Marandola, ne è ben felice, sicuramente il suo presidente Massimiliano Terracciano, di Afro Altmanator, dove era presente sempre la Aicron. Quindi successo e a seguire. Siamo ancora a completare il primo gruppo di 10 atleti, poi quando arriveranno sicuramente in massa, e Andreas Navratil è un altro atleta battagliero combattivo, sempre i colori dell'Atletica Venafro, perché c'è anche il risultato di squadra da tenere presente, perché dicevo, oltre alle premiazioni individuali, cioè un risultato che importerà per almeno 25 atleti classificati per la premiazione. Lui è Carmine in prova. Dai volti degli atleti non fermiamoci con gli applausi, davvero lo meritano tutto, ce l'hanno, hanno ben qualificato la loro prestazione in tutta la gara. Lo stesso Gregorio Tibaldi e alle sue spalle Edoardo Danieli dell'Atletica Sedina, Tibaldi della Forte Atletica Leggera. Questi dell'arrivo di Vito Posso della Posistica Il Laghetto, Giuseppe Molinari, poi i colori della Polisportiva, José Antonio Fava, 2 giugno appunto il Memorial Antonio Alfano, Polisportiva José Antonio Fava. Ricordo il CIP, per quanto sia useggetta, di non transitare al contrario verso appunto il passaggio all'arrivo. Questi è invece Fabio De Filippo, risultato utile per la Polisportiva Atletica Ceprano, secondo risultato di squadra per la Polisportiva Giociara Antonio Fava. Ancora mancano chiaramente attimi di attesa per coloro che hanno accompagnato Andrea Lonzi, giovane promettente. Poi c'è l'arrivo di un altro giovanissimo nella gara, nella camminata competitiva, Maddaloni, con Nicola Di Caprio all'arrivo.
finale, che inquadriamo il pettorale in vista, il pettorale in vista, il pettorale in vista anche in ausilio al lavoro dei giudici di gara Luca Cucciniello, Polisportiva Progresso. E non dovrebbe tardare anche la visione dell'arrivo della prima ragazza, della prima donna. Lui è Massimo D'Urso, altro risultato importante per la podistica in laghetto, per la Ciociara, Antonio Fava, Roberto Sofia. Questi invece è Nazario Battista, poligolfo, quindi dopo Tibaldi, secondo risultato utile, dopo Diego Papoccia, il compagno di squadra, il Alessandro Basile. Pettorale, pettorale, non lo vediamo, il pettorale 2-6-3 2-8-7. Sì, e a seguire l'arrivo di Carlo Magliocca, Roadrunners Mataloni. Prima era arrivato, giusta osservazione, Gian Nicola Izzo, sempre compagno di squadra. Nella classifica generale trova collocazione Stefano Tomaselli, così come per la polisportiva Antonio Fava, Nico Rossi. Applausi che possono estendersi anche a Marco Ricozzi, tra questi naturalmente adesso più frequenti finali di gara, quindi prestazioni lusinghiere per tutti gli atleti fino a questo momento. Luca Afflitto, la maglia della SS Lazio, a portare l'immagine su chi sta concludendo. Trattasi di Marco Iacovacci, eccolo lì, e con alle spalle Vincenzo Caci, colori locali della Poligolfo Formia, Maddaloni, Roadrunners Maddaloni, lui e Franco Mannolfi. Eccolo qui, ancora nulla al femminile, una gara che appunto più che mai dà risultato incerto. Alessandro Arcangeli del Maca Sport di Caserta, gara non competitiva per questo atleta che ha terminato, e anche Mauro Rea della Polisportiva Ciociara, Tonino Panno della Podistica Terracina, con Alfonso Roberto Del Bono, lui e Salvatore Molinari dell'Atletica Setina. E chi è? Dovrebbe essere al numero 12, sta a Piazza del Corso. Dovrebbe a 12, sta a 500 metri. Allora, sì, come Roberto mi aveva saggiamente suggerito, Anna Maria Capasso sembra aver assunto il ruolo di leader al femminile. Non è una posizione sicuramente di poco conto, il novero della appunto miscellanea con la gara maschile. L'arrivo di Alessandro Caiano, poi a seguire quello di Massimiliano Saccucci, con i suoi fatti per Maddaloni, adesso sì, Nicola Di Caprio, Torino Magno. Vediamo se riusciamo a inquadrarla. Questi è Giovanni Camillo della Poligolfo Formia, per la Podistica Avis Priverno, Saro Fantozzi, Camillo D'Ambrosio, Olimpia Lazio, e sempre per il Maddaloni, Francesco Santo, la prima donna, signori, si laurea, campionessa 2024, appunto, Anna Maria Capasso, Amatori Vesuvio. Il crono che si aggira intorno ai 45 minuti, poi avremo l'arrivo e il tempo ufficiale. Maglia veramente indistinguibile della Polisportiva Ciociara Antonio Fava, con il risultato che premia l'impegno e la costanza di Vincenzo Proia e quella di Patrizio Comunzoni. E via via tutti quanti, quindi la gioia di vedere in lontananza l'arrivo e quindi la liberazione anche a livello psicologico per questi atleti che giungono con il
dopo 11 km Sergio Lanzilli, poi alle sue spalle Claudio Del Parco. Claudio Del Parco. Ancora polisportiva Ciociara Antonio Fava al piccolo trotto, ma naturalmente fa la differenza quanto si è speso nel corso di tutta la gara. Lui è Leandro Frasca, alle sue spalle c'è il compagno di squadra Mario Fraioni, poi sopraggiunge Riccardo Gallo, Aprocis Runner Team, alle sue spalle Ciro Tarallo, ancora la seconda donna, il pettorale Baratto, quindi è la seconda della gara femminile, quindi Roberta Baracchione della polisportiva Bellona. Lui invece è è terminata la prova per Raffaele Guadagni del Napoli Nord Marathon e conclusa anche per Pasqualino Cioccia dell'Atletica Venafro. Sarebbe strano l'arrivo di Bergamini e la terza donna polisportiva Ciociara Antonio Fava va sul podio Simona Di Mauro, polisportiva Ciociara Antonio Fava. C'è anche il compagno di squadra che sta concludendo, trattasi di uno dei compagni di squadra, Alessandro Dottavi. Lo fa anche Renato Bocchino della Dianola Sport, Carlo Avallone trail del Redentore. Siamo al 15 di settembre, ritorna anche l'ok dal collaboratore appunto dell'Acron, tutto quindi in coordinazione qui con l'arrivo. Il finale di gara anche per Antonio Nuzzo, Roadrunners Mattadori, alle sue spalle c'è Domenico Di Duca e chiaramente lo score con tra gli applausi, grazie a Roberto Torisco. Eccola qui, l'arrivo ufficiale è tale da comporre un quadro per le prime due posizioni maschili con il record della manifestazione che viene battuto per soli 3 secondi da Gabriele Carraroli, che non so se è in zona, ma anche Francesco Di Puoti che lo scorso anno mise qualche minuto in più, quindi qualche secondo in più, 36:13 alla media di 3:18 km per il giovane atleta pontino Francesco Di Puoti, veramente un immarcescibile Francesco Di Puoti, una forza della natura, atletica marcianese, categoria SM45, 36:16, 36:53, mica male. Diego Papoccia, atletica Ferentino. Per le donne invece l'affermazione dopo 44 primi e 59 secondi alla media di 4:05 al chilometro per Anna Maria Capasso, Roberta Baricchione alle sue spalle con 46:51, ben 47 minuti e 32 secondi per la terza arrivata polisportiva Ciociara Antonio Fava, si tratta di Simona Mauro. Qui nel proseguire della foto ricordo di questa manifestazione, Danilo Bruni, polisportiva atletica Ceprano, al femminile Ercosport e poi alle spalle sempre della si è posta Sonia Lanni, polisportiva Ciociara Antonio Fava. Lui è il signor Peppe Arcangelo, eccolo lì, Fondi Runners 2010, mai appunto persa la voglia di mettersi in gioco. Gennaro Giuliano della podistica Il Laghetto, poi troverà spazio nella graduatoria generale anche Marcello Mancini della Finanza Sport Campania, Giuseppe Abruscato, ancora Olimpia Lazio con Simone Bernarella. Per la polisportiva Ciociara Antonio Fava il Lemme Lemme passo
il risultato di Davide Di Cicco, quello dei compagni di squadra Antonio Perna e Mario Venturino. È una, chiaramente una sovrapposizione tra chi la passeggiata, chi la corsa si sta componendo adesso. Armando Cicala è dell'arrivo, la maglia azzurra dell'Atletica Arce ci fa riconoscere e complimentarci con Michael Sera, Atletica Arce. I signori, vediamo quanto ne valsa la pena, vediamo un po' di prenderli per la passeggiata non competitiva, per la... un'altra signora nella appunto classifica generale, Elisabetta Salimei, appunto grande Emanuele Ciano, Antonella Pinchera, risultato per Ferentino con Emanuele Ciangola, in precedenza con Diego Papoccia, e lui è Emilio De Fabrizis, nuovo sodalizio del running Sperlonga, Guglielmo Capraro, e poi per sempre la gara maschile l'arrivo di Antonio Laposta, Liliana Mirabella, che lo scorso anno entrò nella graduatoria tra le prime 10, quest'anno dovrebbe aver guadagnato ampi spazi per chiaramente ancora una maggiore soddisfazione personale. Giovanni Panico, poi la maglia del Roadrunners Maddaloni con Giovanni Elia. Finale per Franco Fazioni, è terminata la prova, altri risultati utili per la classifica di società per Biagio Pisanti, Roadrunners Maddaloni, la maglia arancio per della podistica Marcianise che contraddistingue la prestazione di Anti Moggionti, per invece la Olimpia Lazio c'è il risultato di Mariano Micci, e al femminile per i colori della società di Roccasecca De Volsci c'era Monica Centofante, e chiaramente vedete quanta gente, e sta giungendo anche la camminata alla quale rivolgerei lo sguardo, quelle maglie illuminate che proveremo ad avvicinare. Lui invece con i colori del Fondirunners e Alessandro Arcangeli, il finale adesso inquadra Pasquale Nocella, ma voglio andare a prendere appunto chi ha un rapporto e chi si rappresenta nel piacere di appunto affrontare la gara. Eccoli qua, si fanno notare, poi dopo ti raggiungiamo, Michele Tomao, Laura Pesce, per raccontarci la camminata. Se poi Michele, brave signore, brave, questo è la domenica alternativa di questi splendidi amici. Davvero grazie a Michele Tomao, a Laura Pesce e a tutto il gruppo che si è accompagnato nel corso di questi 7,5 km che in effetti abbiamo visto si sono composti anche insieme alla gara competitiva che adesso classifica Salvatore Sferragatta, che include sempre a nome degli arrivati Alessandro Tomassini dell'SD Berronin, e per i Roadrunners Maddaloni Pietro D'Angelo, l'immagine su Pasquale Piscitelli, il finale di Dante Mancini. Parimenti quello di Giuseppe Briglia. Quindi gara che nel suo scorrere al naturale davvero ci sta rappresentando anche qualità nelle zone alle spalle dei primi. Laura Fantaccione è all'arrivo c'è anche Carmela Melillo, e ancora delle si accompagnano nel passo di camminata altrettanti
e altrettanti partecipanti. Salvatore Giannatempo al femminile, per la soddisfazione di raggiungere Largo Paone per Giuseppina Dinuzzo, anche l'ultimo sforzo per Tommaso Cascella, per chi si mette alle sue spalle, ovvero Tommaso Meleo, inesauribile il passaggio degli atleti, che rappresenta davvero come la passione per la corsa, per qualunque distanza, non conosce limiti di tempo, di età e di piacere di esserci, nel concetto appunto del partire e arrivare. Avevano promesso che l'avrebbero onorata questa gara, eccole qui queste due fantastiche signore che hanno terminato, e la loro prova magari l'anno prossimo le avremo sulla linea di partenza con altri obiettivi. Giuseppe Sorbo, podistica Il Laghetto, chiaramente ricordo di restare in perfetta sintonia con quelle che saranno le premiazioni che succederanno al termine. Vincenzo Razzano, Antonio Vesuvio al femminile, la prestazione di Immacolata Di Paolo, Immacolata De Paolo al maschile. Altra fotografia della gara sta ricordando Gianluca Sera dell'Atletica Arce, e a discreto ritmo di gara che comunque li porta fino alla conclusione, Ciro Gallo, che bisogna prendersi i meriti comunque di aver mai pensato di abbandonare il campo di gara, Paolo Scognamiglio al femminile, ciao Alessandro, Alessandro Ippoliti che ha lavorato sempre per Foto For Go, al femminile Iarizza Morales della Polisportiva Gaeta, le maglie della Roadrunners Mandaloni a rappresentare l'arrivo di Clemente Guida, quello di Domenico Santo e quello di Agostino Cipullo. Poi ci sono Tiziano Carbone e al suo fianco anche Giovanni Di Trapano, atleta di Casentina, Enea Corina, il compagno di squadra della Fondi Runners 2010, al femminile finale per Clara Amoruso, Bruno Querini, atletica Rocca di Papa, poi Gennaro Esposito in prota, questi invece e Gabriele Bruni. Altro risultato utile per la Roadrunners Maddaloni con Domenico Razzano al femminile, inesauribile, sono oltre 500 che dovremo classificare, che Agron dovrà classificare, dovremo registrare con i giudici di gara. L'arrivo è stato quello di Giorgia Cialei, lui e Massimiliano Terracciano. Massimiliano qui a te, alla tua sinistra, qui appena puoi Massimiliano Terracciano, Deus Ex Machina della Venafro Half Marathon e di tante e di tutta l'atletica Venafro, una se non la società di maggiore evidenza del Molise a livello organizzativo e a livello sportivo, e quindi chi più di lui, Massimiliano, può dirci, anche se insomma frequentate questi luoghi, come è andata, come hai visto questa gara? Sì. Vabbè, questa è una classica dove noi partecipiamo sempre come società, e abbiamo un periodo ottimale. Noi veniamo dalla settimana scorsa dalla nostra mezza maratona, che è stato un grande successo, con 150 atleti, e quindi in 3 anni ha avuto una bella evoluzione, anche più ottima qualità tecnica la gara, quindi siamo soddisfatti e confermo la nostra amicizia con la Pandolfo Fondo, un applauso a loro. Grazie Massimiliano, e sicuramente
non è di parte, ma poi siccome per la sua esperienza, per quello che ha costruito Laura Pesce con questo movimento della camminata sportiva, proprio per incitare a uscire allo scoperto, in grazie a te forse, in qualsiasi momento dell'anno, Laura, al di là di chi è sempre campione a livello umano, prima ancora che sportivo, a livello umano, forse è ci dirige di allenamenti, di allenamenti, di questa gara, molto bello, siamo stati graziati dal tempo, eravamo con 6 persone e niente, noi stiamo preparando un'altra maraton di 5 km, con i camminatori, sì, che faremo una cost to cost, forni a Gaeta, per probabilmente vedere ottobre e a livello nazionale, quindi faremo tante cose, Michele sarà allenatore della squadra, quindi anche altre persone vogliono camminare e allenarsi per questa bellezza. Laura Pesce è sulla cresta dell'onda, abbiamo parlato di Michele, si è preso i suoi debiti e di Michele. Questo movimento lo ha messo in piedi, lo cura, lo mantiene come una sua vera creatura, oltre la vera creatura. Assolutamente, ma se non avessi i miei coach che mi seguono, da sola perché noi siamo tanti gruppi in turno, Formia, Gaeta, ci passano 10, quindi siamo un gruppo grande e vogliamo crescere sicuramente. Posso fare pubblicità all'Olimpico di Marina, se non mi sbaglio, 18 febbraio, giusto? Assolutamente, già comprai, 18 febbraio, quindi ci aspettiamo tutti a... Non si vede, non si vede! Se non vi è piaciuto, non si vede! Certo, quindi si conosce, ci farà rischiare. Sì, sì, ok. Il numero era. Quando finisce il numero? Tanti anni. Grazie. Non si smette di credere in se stessi, Michele Domao, e soprattutto nella possibilità di stare in mezzo alla gente, penso al di là della prestazione, e tu le prestazioni erano pari ad affermazione, quasi a voler rimare questo pensiero. Certamente dopo 30 anni a livello agonistico come runner, chiaramente situazioni della vita impreviste e imprevedibili mi hanno portato a una disciplina diversa, una camminata sportiva di cui veramente sono fiero di far parte di questa di disciplina, perché ti aiuta moltissimo, soprattutto sulle pagine di piedi, delle anche. Ho avuto modo di, tra virgolette, scoprire qualcosa di nuovo che fa Mauro, un'ultima cosa, l'entusiasmo di queste ragazze a dimostrare che il settore femminile è sempre più folto di presenze e anche di competitività. Lasciami passare questo dato. Assolutamente sì, le donne si mettono in gioco anche a livello di camminata sportiva, riescono a ritagliarsi il tempo, e questa è la cosa importante, è molto importante. Noi siamo un gruppo comunque omogeneo, nel senso che ci sono tanti uomini e tante coppie. La cosa bella è questa, il marito e la moglie devono camminare insieme, è aggregante. Allora, come dire che ti hanno invitato, è come quella medicina che tu prendi un pizzico alla volta, mi hanno detto che avete una settimana di tempo per decidere, ma se incominciate da subito il 18 a Gianola, vi godete la passeggiata e anche il luogo. Grazie a Laura, a Michele e a tutto il gruppo che naturalmente lavora al seguito. Qua ci sono bastiene o presunte tali. Allora, questa è la prima volta che mi succede, però stavo domandando appunto di che si trattasse. Bene, allora, spettacolare, io non so se c'è un
un finto arrivo, un falso arrivo che metterà a dura prova gli amici dell'Akron. No, perché li vedo tornare, capito? Cioè, non finiscono, non finiscono. No, sto scherzando. Eccolo lì, fammelo salutare questo mio amico mio, veramente. Lui fatica, ma non molla. Claudio del Parco, bravo. Vabbè, certo, è chiaro. No, ma anche Lorenzo Galletti. L'arrivo è di una signora adesso, Maria Cristina Chiarelli, atletica Rocca di Papa. E certamente abbiamo già gli zoom, come si dice, già pronti per inquadrare appunto le scene finali, gli ultimi tratti di gara. E il finale è quello di Amelia Esposito, punti al femminile per la podistica Il Laghetto, sempre al femminile Angela Iorio. Ho visto transitare prima Faustino Moriconi, organizzatore della maratonina di fine estate a Torrice, in provincia di Frosinone. Poi appena possibile potremmo anche interfacciarci. Signori, Antonio Lanni viaggia verso gli 80 anni. Antonio, non si offende se ti dico questo, però insomma, ma insieme a lui il pettorale che identifica l'arrivo di Gennaro Onza, anche lui, quindi un numero di ottantenni nella classifica che metterà sicuramente al lavoro, oltre a quello che stanno producendo gli amici di Akron, per definire appunto la classifica finale anche per questi ragazzotti ultra ottantenni, che sono per noi sicuramente lodevoli e destinatari di ammirazione. Ecco, lo dico con il massimo della considerazione, perché mi dice la sua età, tanta tondi, no, perché chi arriva dopo ne ha anche 84. Quindi se a questa età si raggiunge quello che fate voi, o la colpa è vostra o è la bellezza della natura di amare la vita. Giovanni, girati! Quindi l'atterraggio le ha causato questo. Dopo sul podio, grazie. Ancora stanno lavorando. E qualcuno è arrivato. Qualcuno legge la sfida. Sento che mi sfida. No, queste non sono le sfide. Glielo faccio sapere. Glielo faccio a un ragazzino. No, mi va bene. Rispondono e hanno risposto all'appello stamani e continuano a stupirci. Veramente, trattasi di Nunzia Vicidomini, suppongo, perché, e di Antonella Esposito. Non è finita, sembrava di, ma non è così. Amministrazione comunale di Forlì, amministrazione comunale di Gaeta, direi che davvero il risultato è raggiunto, ma soprattutto un applauso e una gratificazione più che meritata alla Poligolfo Formia. Ancora una volta lo spettacolo che la Poligolfo Formia ci ha proposto e ci ha dedicato davvero ancora loda. Questa organizzazione eccellente, Giulio Di Russo e tutto il suo team, i sorrisi che ci regala Simona Tavola.
Tamburrini, l'atleta di gomma, intanto il saluto cordiale che ci dedica Alfonso Pacifico della SB Torre Annunzia, signora invece. No, se mi motivi. Allora c'è una dedica particolare a Simona Tamburrini, se ci vuole raggiungere anche al microfono. C'è un appunto, si è costituito un partenariato con Simona Tamburrini, no, ecco, è in senso di amicizia. Quindi Simona, se ci vuoi raggiungere qui all'arrivo, ecco questa carambata che riusciamo a realizzare anche in questa sede. Però ecco, mi voglio soffermare adesso su tutti gli altri aspetti, quelli organizzativi, logistici, tecnici, che pongono in attenzione e rilievo la cura dei particolari da parte della Policolfo Formia, che ha acceso davvero i riflettori già dalle prime ore di stamani. Signori, questi è il signor Augusto Vitti della ASD Pedagna Longa, ma insieme ad Augusto Vitti, spero che lui, da galantuomo qual è, rallenti per accogliere il pettorale messo così com'è. Il pettorale Simona. Maria Concetta Bianchi, giusto? Rosaria. Maria Rosaria, il pettorale la prossima volta, ecco come va messo, così che riusciamo a essere anche facilitati nella identificazione, che invece è ben chiara in questa atleta che va a completare, Francesca Di Poce. Eccola qui, Francesca Di Poce, che precede di pochissimi secondi l'arrivo di Salvatore Manco. Ultime battute di questa magnifica 17ª edizione della Gaeta Formia. Sono gli arrivi di questi due atleti, nello specifico si tratta
di Lucio Ballese e di Giuseppe Rispoli, che accoglieranno l'arrivo di un'altra egregia presenza, il gioco di squadra che fa sicuramente spettacolo, Luciano Savarese, quindi podistica Il Laghetto, il senso di appartenenza che contraddistingue appunto chi la gara la intende come partenza e arrivo, il pettorale magari, il pettorale di gara, dovrebbe essersi trattato di Domenico Spena dell'Amatori Marathon Frattese. Lui invece è Giovanni Ragogna, alle spalle di questi Cristian Tomaselli. E andiamo anche ai ringraziamenti, cara, che è allestita egregiamente e in maniera impeccabile dalla Poligolfo Formia, che ha trovato la risposta di società da centro sud Italia, con la Campania a sovrastare le presenze del Lazio, del Molise e dell'Abruzzo, ma che comunque ha rispettato i dati e i canoni delle passate, delle 16 passate edizioni, anche qualitativamente, andando a classificare atleti che non sono ali di professione, ma sono atleti per passione, ma di elevato livello tecnico. Il maschile si vince dopo aver corso per 36 minuti e 13 secondi, lo ha effettuato Daniele Carraroli. Francesco Di Cuoti, secondo nella passata edizione, secondo ciao Antonio, ciao, secondo anche quest'anno, però almeno con la soddisfazione Francesco Di Cuoti di aver migliorato il suo personale, anche se di pochissimi secondi, 36-18 lo scorso anno, 36-16 i colori sono quelli dell'Atletica Marcianise. Poi Diego Papoccia, questi sono i tre che io invito già da adesso ad avvicinarsi nei pressi qui della zona d'arrivo, perché a partire dal 15 ancora c'è marzo, procederemo con le prevenzioni ufficiali, che siamo veramente alle battute finali. Al femminile la gara si è conclusa con questo esito: Anna Maria Capasso dell'Amatori Vesuvio è andata avanti a tutti, ci sta durante un anno, esatto, 44-59 rispetto a 46-51 di Roberta Varricchione dell'ASI Polisportiva Bellona, e il 47-32 di Simona Di Mauro della Polisportiva Ciociana Antonio Fava. Questi sono risultati naturalmente che riguardano la classifica generale per le tre posizioni, ma si sta lavorando, mentre accogliamo questo sorriso di Agostino Gallozzi, felice di concludere la prova al pari il finale di Luciana Verte della Running Pentria Caserta. Dicevo, in queste ultime battute si lavora già al redigere le classifiche di categoria, ma lasciamo naturalmente il tempo e il chiaramente l'attento lavoro all'Acron, cronometraggio gara, e ai giudici di gara del gruppo Fidal di Latina, perché tutto venga a combinarsi, a combaciarsi. E io, determinazione alle 12.15, alla presenza sicuramente di autorità, ma su questo vi darò comunicazione in tempi dovuti e brevi. I ringraziamenti ancora una volta alle due amministrazioni comunali, Formia e Gaeta, alla presidenza del Consiglio regionale Lazio, agli enti e ai volontari che hanno dato il loro contributo, la Air Sud Pontino, la Fenice Gaeta, gli Aurunci, il gruppo di bikers degli Aurunci Cycling Team, il gruppo ciclistico della linea Gustav, la Croce Rossa di Formia,
grazie ai partner commerciali, a cominciare dai prodotti ittici, purificato, alla farmacia di Nella, alla Top Run Fondi, alla Living Solution di D'Urso Gaeta, alla Cardi SRL di Itri, al Todis Super Discount di Gaeta e Formia, che si è occupato della fornitura dei premi di categoria, a Lombardi per tutto ciò che è l'argomento ecologia, PM Cucine di Spigno Saturnia, alla macelleria Picas di Sandro Palmaggio, Formia Noleggi, Sara Assicurazioni. Grazie soprattutto alla... Non so se il candeloro è tra il rilassato o l'andante, così, è solo andante. Stamattina veramente avrebbe rincorso gli atleti per metterli come per posizionarli sui pullman. Però vabbè, educazione in tal senso si può sempre migliorare, non certo da parte di chi organizza, ma nel concetto appunto di rispetto del lavoro altrui. Fabio Abatecola e l'arrivo e finale di gara anche per Clemente Grauso. Quindi siamo a poco meno di un chilometro, anche meno, come mi ha riferito e come ci ha riferito il buon Antonio Tomau, responsabile della Ver Sud Pontina, Baratta Generazioni, Gino Alessio. E così passa il tempo per ciao dimmi. Michele Granitto per la Matese Running, spiccioli di gara, prevenzione quindi che sarà effettuata di fronte alla postazione microfonica, di fronte al tavolo di verifica dell'Aicron, e grazie alla cittadinanza. Desidero rivolgermi anche alla cittadinanza nel contributo che ha dato nel appunto condividere e soprattutto nel sostenere chi ha organizzato, perché davvero è un modo per valorizzare attraverso
l'evento sportivo, un territorio che ha ben poco da valorizzare in quanto sempre luogo di attrazione, ma in un periodo dell'anno in cui ancora naturalmente non c'è una presenza turistica del livello della regione estiva, naturalmente fa bene, fa sempre bene. Mi hanno detto che è presente l'assessore allo sport del comune di Formia, parliamo di Fabio Papa, e ben volentieri prima della presentazione finale, appunto, spero di avvicinarlo per sentire qualche battuta dal canto suo. Lorenzo. Vado a stringere la mano perché Lorenzo Galletti è Lorenzo, è istituzione questa è istituzione, ma lo stesso Giuseppe di Siena io credo non sia finita, no? Perché non ho visto arrivare Giuseppe di Siena, non so se Roberto pazientemente me lo può confermare, perché un altro M80 Questa si chiama, se ti senti, Waters, mi ricordo però, no. Crystal Waters. Questa una volta si sparava a graziati dal tempo e soprattutto accompagnati dalla regolare presenza del pubblico e degli addetti ai lavori per un successo di una manifestazione che adesso lo posso dire anche a quell'amico lì, meriterebbe una maggiore attenzione già solo da questa provincia, perché essere del sud puntino, la provincia puntina ha 33 comuni, lo dico politicamente parlando dal punto di vista sportivo, 33 comuni della provincia, il sud puntino organizza, la provincia puntina stenta a partecipare, posso dirlo da dentro ai lavori, ed è una cosa gravissima. Grazie alla Campania, grazie all'Abruzzo, grazie al Molise, sicuramente la differenza è ben evidente. Sì, non è solo camminata, qui c'è una signora, io lodo lei, c'è una signora e trattasi di Anna Perrella. Brave, brave. Anna Perrella, lui è l'altro
signor 80enne Giuseppe di Siena, per la precisione 8-4 nel 2024, Peppino di Siena, a chiudere, a scrivere una bella pagina di storia di questa Gaeta Fornia. 20...